Amici del Tempio, benvenuti nel mio canale. Prima di iniziare questo video, vi voglio ricordare di andare sul mio sito www.tempiomassimo.it. Se siete in linea con quello che dico, con quello che faccio, date una occhiatina al mio sito internet e poi fatemi sapere nei commenti se c'è qualcosa che vi è piaciuto e se mai contattatemi. Allora, oggi ragazzi, in questo video vi voglio parlare di una cosa strana, una cosa molto strana che mi ha fatto riflettere. Ora dopo vi dico dove e con chi. Ma c'è un'altra Okinawa in Italia. Sì, mi dice, ma come in Italia Okinawa? Okinawa dall'altra parte del mondo. Sì, è vero, chiaro, era una provocazione, ma c'è un'isola in Italia, o non ce n'è tante, c'è un'isola in Italia dove sembra veramente di essere ad Okinawa. Vai! Allora ragazzi, faccio un salto a Roma, porto dei ragazzi in gara, tra l'altro anche mio figlio che si è piazzato bene. Vabbè, questo non è il contenuto del video. Vado a Roma per i campionati della WIC, Unione Italiana Karate, tra l'altro apro una parentesi, una buona organizzazione, un buon clima, molto disteso, bravi, bravi organizzatori, ho conosciuto il presidente, insomma, un bel ambiente. Sono lì che aspetto a Roma, come si fa tutti, no? Anche voi portate i ragazzi alle gare o fate le gare, e lì che aspettate, insomma, se vi chiamo la categoria, questo ed altro. A un certo punto mi si affiancano due arbitri, oh Massimo, ti conosco, te fai video, ah sì, mi fa piacere, poi altre persone, insomma conosco 4, 5, 6 persone che mi fanno i complimenti sui miei video, sono iscritti al mio canale. A un certo punto chiamano la categoria di uno dei miei ragazzi, sono lì a aspettare, sapete, no, prima che chiamano, che c'è il riscaldamento eccetera eccetera, mi si affianca un maestro di karate e mi dice, oh Massimo, ti conosco anch'io, seguo il tuo canale, e è un amico che poi dopo si diventa subito amici, Pippo Morello, che è di Palermo, e iniziamo a parlare del più e del meno, del karate, sapete, sono tutti i discorsi, lo facevo con Tizio, te lo facevi con quell'altro, e un buon karateka, tra l'altro il sesto dan di una federazione italiana ben nota, ben strutturata nella regione Sicilia, di Palermo. E parlando mi dice, ma lo sai che in Sicilia, sai, no, Mussà, conosciamo tutti, ha vinto solo, tra virgolette, solo la medaglia d'argento alle Olimpiadi. E poi mi dice, ma c'è anche Tizio, c'è anche Caio, ci sono anche diversi giapponesi qui lassù giù. Allora mi si è acceso una super lampadina e gli ho detto, Pippo, sai com'è? Ora faccio un video, dammi qualche dritta, mandami qualche nome, faccio un video, faccio mente locale e faccio un video sull'Okinawa Medi in Italy. Vai! Sì, ragazzi, ho sempre avuto un debole per la Sicilia. Non nascondo che mio padre era siculo. Io sono nato in Toscana e ho sempre avuto un debole, vi dicevo, per la Sicilia perché secondo me è una regione bellissima. Ora, non cominciamo a dire, no, ma è meglio Piemonte, l'Italia è tutta bellissima, ma la Sicilia veramente ce l'ho un po' pezzettino nel cuore. Faccio indagini approfondite, sempre mi aiuta il mio amico Pippo, e scopro che c'è un buon, grandissimo, un ottimo maestro di karate Shito, Senosuke Mitsuya, che vive proprio a Palermo, nono dan, e manda avanti un'ottima organizzazione che è Ayashiya Shito Ryu, nono dan, pensate voi, nono dan che vive a Palermo, cioè voglio dire, non è che bisogna andare per forza a Okinawa, un nono dan che vive a Palermo, che fa Shito Ryu, un'ottima organizzazione, è il fondatore della Mitsuya Kai International e dagli anni 70 si è trasferito a Palermo, e se volete andarla a trovare, secondo me è una buona opportunità. Ma ci sono anche altri maestri giapponesi che vivono nella bellissima Sicilia. Uno dei tanti che purtroppo ci ha lasciato nel 2017, Toyozo Fujioka. Toyozo Fujioka è stato un grande karateka di sempre Shito e aveva un ristorante col fratello, non so se il ristorante è ancora aperto, molto noto, anche lui a Palermo, e era niente un po' di meno che uno dei primi maestri del grande Maniscalco, sì, del nostro italiano campionissimo. Non vi faccio l'elenco di tutto quello che ha vinto Maniscalco, ci vuole un video solo dedicato a Maniscalco. Tra l'altro ho letto il suo libro, bellissimo, ve lo consiglio. È stato uno dei suoi primi maestri, infatti lo cita nel suo libro, L'ultimo imperatore, un bellissimo libro. Quindi nel 2017 questo grande maestro ci lascia e lascia un po' un buco nei palermitani, ma sempre a Palermo, voi direte, oh, tutti lì, sì, sempre a Palermo, è una grande città, insomma, sempre a Palermo, un grandissimo Oscar Iga. Oscar Iga
giapponese, nativo in Argentina, ma chiaramente di famiglia giapponese. Inizia la pratica nel Sud America, inizia addirittura con lo Shotokan dal maestro Itaia. Vince diverse gare, va avanti un po' con lo Shotokan, poi chiaramente, siccome ha origini di Okinawa, porta avanti lo Shorinryu anche sul grande sensei Iga, decimo dan. Ci sarebbe da fare un video tutto dedicato a lui. Comunque un'ottima organizzazione, fa anche Kobudo, quindi sia armi che karate, diciamo, a mani nude, un ottimo organizzatore. Nono dan, che dagli anni 90 si trasferisce, dopo diversi viaggi in Europa, nel mondo, vi dico che ci vorrebbe un video solo per lui. Nel 1990 si trasferisce a Palermo e addirittura ricopre un ruolo internazionale, un ruolo veramente primario della sua organizzazione, penso oggi sia decimo dan anche lui. Ma voi mi direte, ma come, allora tutti i giapponesi sono lì? No, questa è un'altra parte del video. Andiamo a parlare del Made in Italy Siculo, vai! Allora ragazzi, partiamo dal Made in Italy, dal Made in della bellissima Sicilia. Allora, Maniscalco, l'ho citato prima, è un fenomeno del Kumite, veramente un grandissimo. L'altro ha fatto anche un film, un cortometraggio, Karate Man, ve lo consiglio, un film di nicchia, ma molto interessante. Poi andiamo avanti, il grandissimo Luca Valdesi, figlio del grande Andrea, suo padre, figlio d'arte, anche il padre attualmente insegnante di karate, sempre a Palermo. Luca Valdesi, anche lì facciamo prima a dire cosa non ha vinto, com'è, ha vinto tutto, grandissimo karateka di kata. Tra l'altro ha avuto anche un ottimo trascorso nel Kumite in età più giovane, mi ha lasciato un'intervista quest'estate in Spagna durante il Karate Beach Training insieme a Quintero e ad altri grandi. È un personaggio veramente eccezionale, di un'educazione estrema e una persona molto 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 intelligente e chiaramente capace nel suo fare. Prima introdotto il mitico Bussà, anche lui siciliano di Siracusa. Il mitico Bussà, ragazzi, ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi, quindi la ciliegina sulla torta, penso, di qualsiasi atleta, di qualsiasi sport mondiale, vincere ma anche partecipare alle Olimpiadi, secondo me, è il massimo traguardo agonistico che uno possa fare. Siculo, anche lui, e anche la moglie, una grandissima, Pasqua Laura dei Carabinieri, anche lei campionessa di Kumite, 18-19 volte campionati, vince campionati d'Italia, i bronzi ai mondiali, 4 volte di argento agli europei, un bronzo agli europei, insomma anche lei è una grande combattente. Tra moglie e marito non mettere il dito, se litigano questi in casa, i santi se ne danno, no, beh, scherzo, anzi li saluto affettuosamente. Entrambi, pensate, entrambi partono, fanno karate perché entrambi hanno i genitori maestri di karate. Poi questi ragazzi, si vede, in gioventù si sono conosciuti, addirittura si sono sposati e sono diventati due grandissimi campioni. Ora non so se hanno figli, non mi sono documentato, ma se avranno figli, chissà che fenomeno di karate verrà fuori. Ma ci sono ancora altri fenomeni siculi, vai! Allora ragazzi, continuiamo il nostro percorso della grande Okinawa Made in Italy. Allora, Nello Maestri, Kumite, classe 1986, è dell'esercito, un ragazzo bravissimo nel Kumite, bravissimo è un po' riduttivo, nel 2019 esce sulla copertina di Four Man, il bronzo ai mondiali nel 2018, bronzo agli europei nel 2008, partecipa ai giochi del Mediterraneo, mi sembra arriva primo, quindi un'ottima promessa del karate siciliano. Un'altra promessa, Giuseppe Panagia, polizia di Stato eccezionale nel kata. Il suo maestro è niente po' di meno che Santo Torre. Fanno parte della ASD Shotokan Karate Catania, quindi a Catania, tra l'altro apro una promessa, ci andai anni fa per vacanza generale così di famiglia. Catania è una città bellissima secondo me e si mangia strabenissimo. Chiudiamo la parentesi, quindi Panagia veramente un grande atleta. Il maestro Santo Torre, ma tornando sui maestri, ci sono tantissimi maestri di karate molto famosi siciliani, ora ve li nomino.
Ok ragazzi, lasciamo stare i grandi campioni che tutti conoscete, che vi ho nominato finora, ma il grande, per esempio un maestro bravissimo che vi ho nominato prima, Santo Torre, ha un'organizzazione veramente eccezionale, sforna campioni a tutto spare. Poi anche Failla, Lentini, che tra l'altro sono padre e figlio, Nicosia, un altro maestro ottimo del karate siciliano, e poi chiaramente, senza togliere niente a nessuno, magari ne ho dimenticati altri, sicuramente bravissimi, che operano in Sicilia e diciamo, non facciamo dei discorsi stupidi, nel senso, il karate in Italia è ottimo in tutto lo stivale, quindi ora oggi sto parlando della Sicilia, magari ora mi scriverete, oh, ma no, anche noi in Sardegna abbiamo questo campione, anche noi a Torino abbiamo questo campione, in Toscana, io sono toscano, sono nato qua, quindi ora tutti i toscani mi uccideranno, mi diranno, ma come, vai a cercare quelli, no dai, si fa per scherzare, Sicilia veramente, per il fatto che è un'isola, mi è venuto in mente questo video, Okinawa made in Italy, no? E però effettivamente tanti campioni, campionissimi e grandi maestri operano sul territorio siciliano, e quindi a me fa molto piacere questi personaggi. Come ripeto, ci sono tanti altri bravissimi che sicuramente fanno un ottimo lavoro, hanno sfornato, oppure anche tanti campioni che magari ora mi sono dimenticato di citare, non me ne abbiate a male, ma un appuntamento interessante è Karate Relax, che viene fatto tutti gli anni in Sicilia. Quest'anno sicuramente ci andrò, perché sono andato in Spagna e mi sono trovato benissimo, quest'anno lo rifaranno sicuramente in Sicilia, quel grande Valdesi. Penso e spero venga anche Quintero e gli altri fenomeni che di solito girano intorno alla cerchia di questi super mega professionisti. Quindi un altro appuntamento sicuro da non mancare. Arriviamo alle conclusioni, vai! Allora ragazzi, conclusioni non ce n'è. Bellissima Sicilia, si mangia bene, posto meraviglioso, gente squisita, ospitali al più non posso e pieno zeppo di campioni, sia giapponesi, grandissimi maestri giapponesi che vi ho citato prima, grandissimi campioni che operano a livello internazionale, che vivono e praticano in Sicilia, grandissimi maestri, quindi a volte, ma non bisogna andare neanche tantissimo lontano, se volete vedere del buon karate, uno prende l'aereo o la macchina, se siete più vicini, vi fate un salto in Sicilia, prendete contatti e sicuramente vi abbracceranno, vi aspetteranno a braccia aperte. Ricordo sempre, scusate se non ho citato qualcuno, mi sono dimenticato qualche campione, non mi massacrate, e l'Italia è bellissima e ci sono campioni, grandissimi maestri, chiaramente da nord a sud. Allora ragazzi, lasciate i vostri commenti, fatemi sapere cosa ne pensate di questo video e non fate magari come me, andate dall'altra parte del mondo, basta andare in Sicilia o poco lì vicino e troverete sicuramente degli ottimi karateka. Ciao, un saluto al Tempio Massimo.